Ciao, come mi è stato richiesto vi faccio un tutorial su come tagliare la stoffa, precisamente vi faccio un fiore in feltro. Vado nella mia libreria, nella cartella fiori, mi scelgo questo fiore, lo posiziono, lo rimpicciolisco perché è troppo grande, poi lo seleziono per separare, ma il tasto mio destro non va mai in questo mouse, bisogna che lo cambio, quindi seleziono, vado nel menu in alto oggetto e faccio separa. Ora li distanzio un po' l'uno dall'altro perché mi sembrano troppo appiccicati. Una volta fatto questo bisognerebbe settare la pagina, ma io non la lascio così come sta perché la mia stoffa è grande quanto il tappeto della silhouette, però volendo dal di qui si può settare. Ora do il comando taglia, vado nella silhouette, vedete che mi dà le impostazioni, ma dobbiamo cambiare perché io qui ho per la carta, quindi mi scelgo tessuto grosso, vedete mi setta automaticamente, ma in realtà io vado a cambiare perché è un po' grosso, quindi il 5 non mi basta, io l'ho messo alla massima, ho spostato la lama al massimo, quindi al 9, e faccio il doppio taglio perché così sono sicura che me lo taglia. Fatto questo do il comando taglia, ma in realtà ora non mi trova la silhouette perché la devo ancora collegare. Bene, adesso ci spostiamo dall'altra parte, eccoci qua, questo vedete è il feltro, è di questa grossessa, io me la incollo, la metto nel tappeto della silhouette stesa bene. Mi raccomando, non devono esserci pieghe, l'attacco bene, vedete? La metto, cambio la lama, mi raccomando ci vuole la lama per la stoffa e la metto al numero 10, in modo che la lama venga più sporgente e mi faccia un taglio perfetto, vedete? La rimetto nella sua posizione, metto il tappetino con il mio feltro nella macchina, la faccio partire e do taglia, vedete la macchina parte a tagliarmi il fiore. Vi ricordo che ho fatto fare doppio taglio, in modo che così mi tagli bene tutte le parti, anche se qualche filo ne rimarrà, però poca roba, poi vi faccio vedere. Non vi faccio vedere tutto il taglio perché altrimenti il video mi sarebbe troppo lungo. Ho tagliato io il mio video e adesso sta arrivando alla fine, ecco qua, mi ha finito e vedete mi ha tagliato questo me l'ha tagliato del tutto e come vi dicevo qualche pezzo è rimasto, però magari con le forbici, io adesso lo spezzo però perché è proprio poco, vedete? Poi come ho detto mi aiuta anche un po' con le forbici perché rimane attaccato qualche parte, comunque è venuto tagliato benissimo e questo dovrebbe essere il fiore dopo finito. Adesso poi vi faccio vedere incollato e preparato, vedete? Ed ecco qua i fiori finiti
incollati con la colla a caldo e messo il bottone. Vedete, questo è il fiore di feltro. Io spero di essere stata chiara per chi me lo chiedeva e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!